per noi resteranno sempre gli assassini, perché loro potevano salvare mio figlio e non l'hanno salvato. Diciamo, un minimo di speranza ce l'ho. Lo spero per me, lo spero per Marco e soprattutto lo spero per tutti, perché se non c'è un segno di giustizia questa volta è davvero una cosa brutta vivere in questo paese. Aspettiamo che la Cassazione ribalta tutto, il processo è tutto da rifare, perché hanno messo tante cose che a parer nostro, comunque noi così abbiamo visto che comunque è un processo sbagliato, e mi sembra giusto per Marco che comunque abbia giustizia, questo, solo questo. Spero tanto che vada bene e che la giustizia sia fatta, però qualcosa mi dice che non va. Io mi sento di ringraziare tutti dal primo all'ultimo, perché veramente dopo 5 anni vedere tanta solidarietà e tanto rispetto nei riguardi di mio figlio per me è importante, e la forza del popolo è anche la mia forza. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dalla Procura Generale ed è stato riproposto ricorso anche dalla parte civile. Quello che si chiede nei ricorsi è la configurazione di questo reato non come omicidio colposo ma come omicidio volontario per tutti i familiari. Io per la mamma per il padre mi aspetto un po' di serenità, che è difficile però. Prima nella giustizia ci credevo, ora ci spero che sia arrivato quel momento di fare veramente chiarezza e giustizia per nostro figlio Marco e soprattutto ridare rispetto a Marco. Che per noi resteranno sempre gli assassini, perché loro potevano salvare mio figlio e non l'hanno salvato. Diciamo, al contrario suo, io non mi aspetto niente, perché non voglio star male da adesso, non voglio star male neanche dopo, per cui diciamo un minimo di speranza ce l'ho. Lo spero per me, lo spero per Marco e soprattutto lo spero per tutti. Perché se non c'è un segno di giustizia questa volta è davvero una cosa brutta vivere in questo paese, perché vuol dire che non c'è una certezza, una sicurezza. Giustizia per Marco Vannini! Giustizia per Marco Vannini!